Ciao! In questo video vediamo assieme una sequenza di posizioni per iniziare da zero con lo yoga, quindi per avere un'idea delle posizioni di base di come iniziare. Partiamo sedendoci in terra, incrociando le gambe in un modo che ci sia comodo. Se le ginocchia rimangono sollevate, non è un problema, puoi sederti su un cuscino o su un supporto se lo desideri. Le mani sulle ginocchia e chiudiamo per un istante gli occhi. In questo momento ci dimentichiamo di tutto il resto e ci focalizziamo solamente sul nostro respiro. Dobbiamo respirare attraverso il naso. Inspirando l'addome si allarga ed espirando si contrae. Mantieni questa respirazione durante tutta la pratica, quindi respira sempre attraverso il naso. Lentamente apri gli occhi. Ci portiamo sulle nostre ginocchia, apriamo bene le dita delle mani e le portiamo a terra, aperte alla larghezza delle spalle. Le ginocchia sono sotto i nostri fianchi. Inspirando guardiamo verso l'alto, espirando inarchiamo la schiena e ci sediamo sui talloni. Qui solleviamo le mani sui polpastrelli, le spostiamo un po' più in avanti, facciamo sì che la fronte si avvicini o tocchi terra, le braccia rimangono attive, spingo con i polpastrelli in terra, espirando guardo in avanti, appiattisco bene le mani in terra, mi sposto in avanti, piego i gomiti indietro e porto il petto a terra allungando le gambe dietro di me. Ruoto le spalle indietro, mantengo i gomiti chiusi e mi sollevo per la posizione del cobra. Espirando scendo. Lo faccio ancora due volte. Inspira, ruota le spalle indietro, apri bene il petto, il collo deve essere lungo. Ed espira giù, ancora una volta, inspira, ed espirando scendi, un'ultimissima volta, ruoto le spalle indietro, sollevo la testa, ora spingo ancora di più con le mani, sollevo il bacino, punto le dita dei piedi, stacco le ginocchia, spingo con le mani il busto verso le gambe, guardo verso le dita dei miei piedi, stendendo bene la schiena. Ora stendo la gamba sinistra, lascio la gamba destra piegata. Forza con le mani in terra. Cambio, piego il ginocchio sinistro, stendo la gamba destra. Piego entrambe le ginocchia, guardo verso le mie mani e inizio con piccoli passi a portare i piedi tra le mani. Qui posso rimanere con le ginocchia leggermente piegate o stendere le gambe e lasciar cadere la testa. Qui porto i piedi uniti, vado a mettere le mani sulle gambe, sotto le ginocchia, stendo le braccia. Stendo la schiena, guardo leggermente davanti a me e stendo le gambe, respirando. Inspiro ed espiro, riporto le mani in terra, lascio cadere la testa. Fletto leggermente le ginocchia, salgo in piedi, inspirando. La testa è l'ultima che si solleva. Mani al cuore, espirando. E ancora inspira, solleva le braccia, mani a terra, espira.
Inspira, mani sulle gambe, stendi la schiena. Espira, porta le mani in terra, fai un passo indietro solo con il piede sinistro. Il piede destro rimane tra le mani. La caviglia è allineata sotto il ginocchio. Guardo davanti a me. La gamba sinistra è ben stesa, il tallone sollevato da terra. Con la seguente ispirazione mi sollevo con il busto, sollevando anche le braccia e sto per alcuni respiri in questa posizione. Le gambe sono ben forti, le braccia stese. Inspiro ed espirando porto le mani in terra. Faccio un passo in avanti con il piede sinistro che si avvicina al destro. Stendo le gambe, stendo la schiena, mani sulle gambe, inspiro, mani a terra e espiro. Faccio un passo indietro con il piede destro. Il piede sinistro rimane tra le mani, la schiena ben dritta. Con la seguente ispirazione, piedi forti a terra, inspirando salgo e mi sistemo nella posizione gamba destra dritta, gamba sinistra a 90 gradi. Respiro. Inspira. Entrambe le mani in terra, passo in avanti. Inspira, stendi la schiena. Espira giù. Tutto su, ritorno in piedi, inspirando. Mani al cuore, espirando. Inspira, solleva le braccia. Espira, mani in terra. Stendi la schiena, inspirando, riporta le mani a terra, espirando, il piede destro e poi il piede sinistro indietro. Porto le ginocchia in terra, piego i gomiti indietro e mi sdraio in terra. Mani sotto le spalle, gomiti chiusi, ruoto le spalle indietro, salgo. Per la posizione del cobra, collo lungo, non incasso la testa tra le spalle e scendo. Stendo le braccia lungo il mio corpo, punto le dita dei piedi, sollevo le gambe e guardo davanti a me, gambe dritte, bene attive. E se voglio, sollevo anche le braccia, i palmi delle mani che si guardano. Inspiro ed espiro in terra, mani nuovamente sotto le spalle. Faccio forza con le mani, unisco le ginocchia, mi siedo sui talloni, braccia lungo le gambe, fronte in terra. Inspirando. Risali con il busto. Bene, questa è una brevissima pratica. Puoi farla continuando poi con altri video che trovi sempre sul mio canale nella playlist Principianti. Se ti fermi a questo, prima di ricominciare la tua giornata, sdraiati un attimo sul tappetino per riposarti almeno un paio di minuti e poi puoi riprendere. Io spero che questo video ti sia utile, iscriviti al canale se ti è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!